Allora, benvenuti, siamo quasi alla fine di questa settimana del risparmio gestito, questa settimana di luglio del risparmio gestito, fuori fa caldo e la voglia di andare al mare forse si fa sempre più importante, più pesante. Si capisce che è periodo di vacanza perché dal mondo delle reti, insomma, le notizie di spostamenti, di operazioni, di giri di poltrone sono un po' meno. E questa settimana la notizia più letta è quella che noi abbiamo citato da Investopedia, un noto sito americano, che spiega sostanzialmente come avere feeling con il proprio promotore e come in questo caso, proprio la storia che abbiamo raccontato e che ha destato il vostro interesse, i vostri commenti, il promotore sia stato, tra virgolette, licenziato perché non aveva destato l'interesse, ne aveva portato i necessari rendimenti al suo cliente. Un'altra notizia piuttosto letta è stata, come sempre, voi amate la cronaca nera, cari lettori, il promotore che si è tenuto 7 milioni di euro dei clienti ed è stato beccato con le mani nel sacco dalla Guardia di Finanza. C'è da dire che, come diciamo sempre, i promotori che si comportano in maniera disonesta sono una percentuale minima rispetto a tutti i promotori attivi che sanno fare egregiamente il loro lavoro e riescono a portare a casa, nonostante la crisi, rendimenti più che interessanti. Un'altra delle notizie più lette di questa settimana è stata l'invito da parte della Consob di Assoreti a un comportamento idoneo da parte dei promotori del mondo della promozione per cercare di proteggere al massimo in questi tempi di crisi i clienti che, come sapete, hanno sempre meno risparmio vista la crisi e se li investono vogliono investire cercando di rischiare il meno possibile e possibilmente avere anche il più alto tasso di rendimento. Bene, direi che è tutto, tra pochi minuti il mondo della promozione andrà per 2 giorni in vacanza prima della pausa estiva agostana. Ricordatevi però che il Blue Rating non prende neanche una pausa ed è sempre online per darvi le migliori notizie sul mondo dell'intermediazione e del risparmio gestito. A presto.